King of the road, trader or sailor in. Oh. Stiamo andando a ritirare i biglietti per Luca, ma Luca prima ci deve spiegare cosa deve fare lui. Allora, per... ragazzi, aspetta, prima... spieghiamo che è successo a febbraio prima. No, non lo spieghiamo, ma diamo un'importantissima tips per chi visita i parchi Disney e soprattutto gli studios. Prendete il vostro telefono, infilatelo in una tasca e... Chiudete, mi raccomando. Dico io perché, se avete visto le storie di febbraio, a Luca era caduto... Era caduto il telefono e ha fatto chiudere tutto Crash Coaster per almeno un'oretta. Fate voi. Raga, benvenuti in questo nuovo video. Vediamo se alla terza ce la faccio. E come avete capito, siamo a Disneyland e siamo agli studios. Com'è? C'è Giorgio? Luca? Avete visto un attimo il prologo? Luca? Ciao! Vai! Metti il telefono in tasca e allaccia quelle cazzo di tasche. Esatto. Perfetto. Allora... siamo un po' di fretta perché l'aereo ha fatto tipo un bordello di ritardo e quindi stiamo direttamente andando ovviamente a vedere l'Avengers Campus. Cerco di farvi vedere tutto quello che posso. Alcune clip sono state recuperate dal vecchio video, come quello, come l'attrazione di Cars, che sinceramente balzerò perché non è che mi abbia fatto impazzire. E niente, dirigiamoci verso l'Avengers Campus. Ricordiamo anche Luca è un amante di Spider-Man e comunque anche lui del mondo Avengers. Prima volta che anch'io lo vedo aperto ovviamente, però diciamo che per tutti è una novità, diciamo. Andiamo, ci buttiamo subito lì ovviamente. Sì. I primi meet and greet con Wasp, fantastico! È bello perché ci si può parlare tutto, fantastico ragazzi, fantastico. Cioè, io me l'aspettavo più piccola l'area, invece qua c'è l'attrazione di Spider-Man. Qua non lo so, però vedo le persone che mangiano, quindi qualcosa c'è. No, Bill è lì, esatto. Ragazzi, non so neanche io dove inquadrare, ma è fantastico, è bellissimo. Cioè raga, un cazzo di Quinjet! Un Quinjet vero, Luca, un Quinjet vero! Non credo, però vediamo. Un Quinjet! Fantastico! E qua invece c'è Flight Force che stiamo andando a fare adesso. Allora, stiamo per entrare a Flight Force. Calcolate che è il costo degli Aerosmith praticamente. Però ritematizzato, eccetera... secondo me avrà quel suo perché. Vediamo, andiamo a vedere. Tutti i poster. Allez, on avance. Occupez toutes les places disponibles. On n'a plus beaucoup de temps. Analyse des panneaux escamotables. Recalibrage des sous-systèmes. Maintenant, balance la sauce dans les répulseurs. Ça m'a l'air parfait, Friday. Appelle Carole. Siamo appena usciti da Flight Force. Molto bello. Pre-show. Pre-show fantastico. Con l'animatronics di Iron Man, tantissima roba. Il coaster era il vecchio, quello di Aerosmith, è un becoma, raga, non c'è molto da dire. Però a me non è dispiaciuto. Sinceramente, non male, non male. Today!
questo è il nostro pranzo. Abbiamo preso pasta, vediamo com'è. Luca, la pizza. Però abbiamo una vista bellissima, abbiamo vista fantastica, ne? Wow. Quello che avete visto, che ho preso io pasta al pomodoro, il dolcetto e la Coca-Cola alla ciliegia, l'ho pagata 19 euro con lo sconto, perché ricordiamo che io ho l'abbonamento. Allora, la pasta è un pelino scotta, però in sé la pasta è buona. Dopo vediamo il dolce, però ci sta. Ho passato al dolcetto e in realtà l'ho quasi finito. Ricorda molto una panna cotta. Io non so perché sono così, sembro truccato. Ricorda molto una panna cotta, caffè, cioccolato e c'è un po' di pan di Spagna. È fotonico. È davvero buonissimo, raga. Davvero buono. Dopo vi faccio vedere un po' di Star Factory, perché il posto si chiama così, se non sbaglio. Però è bellissimo, perché sono i dettagli proprio. Tutte le armi là ci sono, ragazzi. Riuscite a vedere i dettagli del rovinato? Cioè, è questo quello che cerco io. È spettacolare. Cioè, li hai visti quei dettagli lì? Wow. Cioè, arrivati anche Thor e Loki. Niente, adesso stiamo andando al training center a fare le foto con i personaggi. La signora là ci ha guardato malissimo, però vabbè. E niente, sono curiosissimo. Hi Spidey! Ah, quello lì è lo stunt coordinator, quello con la cuffia. Mira, mira lo Spider-Man! Che se va! E niente, dopo aver visto Spider-Man andare via, andiamo a fare la sua attrazione, che è quella a livello tecnologico più alto, diciamo qui, nel senso che comunque è una shooting ride, però senza le pistole, cioè fai così. Andiamo a vedere. Ok, siamo in coda adesso per Spider-Man e niente, sono molto molto curioso. Luca secondo me è quello un po' più hypato. Wow. Allora no, non vedete nessuno perché Giorgio, essendo comunque ha una disabilità, qua ai parchi Disney è tra virgolette avvantaggiato, cioè nel senso ha l'accesso prioritario. Tutti i tipi di disabilità sono ben accolti qua ai parchi Disney e sono veramente aiutati dal parco, e quindi questo è davvero un'ottima cosa. Che bella anche le tigre. And our host today has created his own real-time translation device to help you better enjoy the presentation. We hope you all have a great time on your... Comme ce vibranium du Wakanda, ou ce fluide extraterrestre dément, on a les particules de pif et spartec. Ça nous permet de développer des trucs incroyables, comme ces petits speederboats, par exemple. Regardez ces... Spider-Bots are getting out of control, we need Spider-Man now! J'active les protocoles de niveau de risque. Sono degli Spider-Bot, Luca! No, sono spariti! Eccoli! Ciao! Ah, ti sei calibrato i sensori! Guarda! La calibrazione! Ok,
and enjoy your ride until we reach the impending disaster. Quoi? Je croyais que le niveau de risque en était encore à danger exponentiel. Ouais, un désastre, c'est le mot juste. Je savais que tu serais d'accord. Un peu d'air par ici. Chut. Voilà. Je suis vraiment content de vous voir. C'est Peter. On dirait qu'avec Spider-Man, vous avez sauvé le monde. Right. Downgrading threat level 2. Gli ho fottuti alla fine, vi ho rubato. Ah, ho vinto. Ho vinto. Allora, abbiamo fatto Spider-Man, trascendo che ho fatto il culo ai signorini qua dietro. Però molto bello, forse un bel po' lenti a caricare, a scaricare le persone. Quindi ne vale la pena, però dovrebbero aumentare la portata oraria. Però bello, mi è piaciuto tanto. Più che altro, che male braccia, che male di braccia, ragazzi, davvero. Hi Spidey! Stiamo notando che ci sono un sacco di attività dentro quest'area. È bellissimo perché dovunque vedi meet and greet, vedi mini street show, vedi anche degli stand show, quelli che avete visto prima, ed è veramente tantissima, tantissima roba. Ci sta. Stiamo uscendo dall'Avengers Campus, facciamo un attimo un giro nel parco. Beh, il resto del parco in realtà lo conosciamo un po' tutti. Diamo giusto un'occhiata. Hi Falcon! Mi ricorda qualcosa tutto ciò. Des Avengers, je vais les informer de votre venue pour un briefing de la Flight Force. Analyse des panneaux escamotables. Retractable panels analyzed. Recalibrage des sous-systèmes. Subsystems recalibrated. Maintenant, balance la source dans les répulseurs. Repulsors augmented. Consider your hands juiced. Ça m'a l'air parfait, Friday. Thank you. So glad you approved. Appelle Carole. Contacting Captain Marvel. Are you ready? Si je suis prêt, c'est à moi ou à eux que vous parlez? We've got a situation. As you know, véhicules hypersoniques de la Flight Force. Votre mission, piloter ces véhicules et détourner les missiles de la Terre. Right. You'll be joining us on the mission. Tony's built a transponder that the missile's targeting system will lock onto. He's loaded the transponders into his hypersonic vehicles. So you'll fly the hypersonics and draw the missiles away from the planet. That's when Heavy Metal and I can do our thing. Quand vous aurez attiré les missiles hors de portée, Denvers et moi, on les pulvérisera. Ils sont vraiment proches de la Terre, on n'a pas le droit à l'erreur. Unfortunately, Tony's right. We've got one chance to save the planet. Luca, non dimmi che hai perso il cazzo di telefono. No, giuro che non ho perso il telefono. Te lo faccio fammelo vedere. Fammelo vedere, andate avanti, dai, andate avanti. Intanto, fammi vedere il telefono. Fammi vedere il telefono, su. Eccolo. Ah, non è colpa mia stavolta. Ok, ok, ecco. Ma porca miseria. Luca, mi sa che ci danno dei pass. Vediamo. Vediamo, sono curiosi. Eh sì, sta andando proprio qualcosa. Yeah. Hello.
we are free people. Free people. Okay, yeah. When we open again, you show this ticket to my colleague at the entrance, okay? Okay. That's perfect. Okay, there you go. Thank you. Bye. È un pass, quindi? Fantastico. 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 È bello perché comunque sì, hai perso un attimo il tempo, però ti permettono di accedere prima dopo. Questo è un ottimo servizio che mi piacerebbe fosse implementato anche da noi. Da noi. Ricordiamo che Movie Land Park aveva una cosa simile per Pangea. Aveva. Tanta roba Disney, come sempre. E qui intanto abbiamo la Star Factory, il ristorante in cui abbiamo mangiato ieri, che farei anche un pensierino oggi visto l'ambientazione. No, mi sa lo dogghino, perché gli è piaciuto tanto quello di ieri. Però è bellissima da guardare, mi piace tantissimo. Welcome to Web. I'm Sharon. We hope you all have a great time on your visit to the World Wide. Nous vous souhaitons une excellente visite durant cette journée portes ouvertes de la Web Engineering Brigade. T'as visto. Et voici notre chef de projet, Peter Parker. Comment ça va? Je suis Peter Parker. Ici chez Web, on a accès à une super technologie, comme le vibranium du Wakanda ou ce fluide extraterrestre dément. On a les particules de Pym et StarTech. Ça nous permet de développer des trucs incroyables, comme ces petits speederboats, par exemple. Regardez, c'est super, ils peuvent même se dupliquer tout seuls. Se dupliquer tout seuls? Parce qu'ils sont pas croyables. Petit, arrête de faire ça, c'est bon. Mais si vous êtes là, c'est pour nous aider à tester le nouveau véhicule Slinger. Grâce à son protecteur, vous lancerez vos propres toiles d'araignée, comme mon pote Spider-Man. Peter, ta sensation est en train de t'échapper. Oui, j'ai remarqué ça, chérie, et je te serai reconnaissant de lancer immédiatement les protocoles. Peter, il y a un petit problème. Enfin, si vous voulez lancer une toile, c'est simple comme bonjour. Vous tendez juste les bras dans la direction que vous voulez, et le tour est fait, c'est cool. Peter, si Spider-Man continue de se répliquer et dévore tout ce qu'il trouve sur leur passage. Ils ont l'air bloqués en mode auto-réplication. Tu pourrais essayer de gérer ça à ma place. As you may have noticed, the Spider-Bots are multiplying and consuming everything in sight. Unless Spider-Man can stop them, they will destroy the entire Avengers campus. Mais qu'est-ce que vous voyez là? Les Spider-Bots ont été créés pour être meilleurs. Mais bon, attendons voir, rien n'est possible. Nous devons être juste en train de campagne tant qu'il ne plonge pas dans le fluide extraterrestre. The Spider-Bots are getting out of control, Spider-Man, now! J'active les protocoles de niveau 2. Salut, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème d'arachide? Je vais vous aider. Te voilà, super. Le risque est atteint le niveau danger exponentiel. Tu as peut-être besoin d'aide. Et si j'appuie les Avengers? Pas de panique, les amis. Je vais régler ça. Ok, la journée porte ouverte est annulée. Are you okay? Et je crois que j'ai besoin d'aide. C'est moi mon pitié. Cheryl, prépare les véhicules Slinger. C'est comme si c'était fait. Allez tous vers les Slinger et on fera équipe pour empêcher les Spider-Boats de détruire le campus. Un jeu d'enfant. Ok. Qua invece Mickey è il mago, diciamo, tradotto in italiano, è lo show, è il mio show preferito qua ai Walt Disney Studios, perché è davvero magico. Se potete fateci un salto perché è spettacolare. Vi do anche qualche notizia già che ci sono. Questo è anche il parco giovane tra i due. E ragazzi, prima all'inizio, a quanto pare, soprattutto anche guardando Imagineering su Disney Plus, era anche la pecora nera, perdonatemi il francesismo. C'era soltanto tutto quello che era il concetto di studios tutto qua dietro, tipo la Tower of Terror è arrivata dopo, Crash Coaster è arrivato dopo, cioè c'era davvero poca roba. Poi quando è arrivato il CEO, che allora era il buon Bob, non Evil Bob, ha dato una bella rinfrescata con tutto quello che vediamo intorno e l'area che stanno costruendo di là, che dopo vi porterò a far vedere che ci sono gli Etworks esposti, che quello sono tanta roba. Sono partiti con l'area di Frozenland che stanno costruendo e poi vedremo. A quanto pare è uscita dal progetto l'area Star Wars e questo mi piange il cuore, però
vedremo, vedremo un po' cosa tira fuori. Disney sa sempre fare dei ottimi, ottimi lavori. E era una storia raccontata molto alla buona. Adesso facciamoci ancora un giro. Avete appena visto è Crash Coaster. Coaster molto molto carino. L'unico problema è davvero la portata oraria. L'ultima volta che sono venuto a febbraio, cioè ragazzi, ho aspettato una vita con Luca, oltre 2 ore. Imbarazzante purtroppo. Però è un buon coaster, è molto carino e molto divertente, soprattutto per le famiglie. Fellow toys, when you see Rex, be careful. He's known to be excitable. Aperta nel 2010 invece Toy Story Playland è una delle aree secondo me più belle, vi spiego perché. Amo Toy Story, è un cartone della mia infanzia e quindi prende davvero tantissimo. Poi ritrovare qua RC Race e i soldatini con i paracaduti mi fa tornare davvero bambino, davvero. È qualcosa di molto bello. Allora, l'area in realtà è molto ben fatta, a parte per alcuni particolari come delle scale vicino comunque a Slinky Dog che sembrano davvero fatte male. Adesso vedo di farvele vedere e poi da qui si può anche accedere all'area di Ratatouille che adesso andiamo a vedere. Cioè, ecco. È l'estate 2014, invece, inaugura Ratatouille, la dark ride trackless del parco. Veramente una cosa assurda. A me piace tantissimo farla, tralasciando a livello tecnologico e ingegneristico, perché ragazzi, ricreare una piccola Parigi all'interno del parco a me piace tantissimo, soprattutto anche a livello d'attrazione. L'attrazione, ripetiamolo, è una dark ride trackless e qua in Europa ce ne sono, ma non sono così sparse, ma perché hanno un costo esorbitante e soprattutto anche a livello di manutenzione ne richiede davvero tanta. Parigi la gestisce discretamente bene, se non molto bene, e ha una portata oraria discreta in realtà. Adesso ci sono 60 minuti, ma di solito è sempre un po' meno. Quindi tematizzazione, la storia è molto 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 bella. Se avete dei pargoli, come li chiamo io, dei piccoli pargoli, consiglio di farlo perché è davvero molto 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 bella. Nell'area, oltre a trovare il ristorante principale, trovate anche spesso, io in realtà li ho sempre trovati, ma a quanto pare sono stagionali, questi chioschetti che hanno tutte cose un po' d'Europa, perché lì vedo comunque dei brezzle, crauti. Qua invece abbiamo ovviamente Parigi con i croissant e i pan chocolat che io amo, e lì invece roba veg, che quasi quasi provo, sono curioso. È inutile stare a guardare i prezzi ragazzi, cioè siamo a Disneyland, la roba non costa poco, però sono curioso. Alla fine ragazzi ho preso questo paninetto vegano e allora l'aspetto lascia un po' così e così, però conta anche il gusto, quindi proviamolo.
ragazzi, è buonissimo. È buonissimo. Io ero un carnivoro, cioè sono un carnivoro di quelli pesanti. Pesanti lo ero, nel senso che mangiavo carne praticamente tutti i giorni. Adesso che sto scoprendo un po' queste cose, sono che mi sento meglio, ma sono buone, davvero buone, se ben abbinate. Però buono, 6 euro, sto paninetto, siamo a Disneyland, ci sta. Poi con la vista su Ratatouille, tantissima roba. Adesso finisco il paninetto e vi porto a vedere una delle protagoniste del parco. Sicuramente sapete di cosa sto già parlando. Come dicevo, qua ci sarà tutta l'espansione del parco e questi sono gli Etworks, stupendi, questo enorme viale con il lago. Allora, qua in realtà c'è ancora rappresentata Star Wars, però dicono in molti che sparirà. Io spero di no, perché amo il genere, quindi... E questa è la coda per farla, ovviamente prosegue tutto dentro. Se capite perché è così amata. La signorina qua alle mie spalle, inaugurata nel 2008, ragazzi, che dire, è l'attrazione forse più gettonata, forse adesso in realtà non più perché l'Avengers Campus sta facendo baldoria, però tutti la amano, praticamente nessuno la odia o è terrorizzato in realtà. Però è una torre di caduta libera, anzi mi correggo, caduta controllata, perché i cavi sono sotto l'ascensore e sopra e controllano persino i vuoti, tra virgolette, gli airtime, chiamateli come volete, perdonatemi la pronuncia, però è qualcosa di assurdo, perché riesce davvero a farti sollevare anche spostandosi di poco. È bellissima, siete qua ovviamente a Istio, non potete non farla per conto mio. Niente ragazzi, io sto uscendo dal parco e finalmente spero di averlo portato sul canale questo video, perché sennò sarebbe la terza volta che sparisce, non capisco perché, però comunque grazie di aver visto questo video e spero vi sia piaciuto questo racconto e aver esplorato insieme a me anche l'Avengers Camp, che ho amato davvero da appassionato di film Marvel. Una signora che urla, vabbè, dettagli. Ragazzi, grazie per aver visto il video e ci vediamo presto. Ciao raga. Ah, aspetta, aspetta. Iscriviti, lascia like. Dai ragazzi, è solo un bottoncino. Ora, ciao per davvero, va.